Allora, beh, innanzitutto saluto doverosamente tutte le signore e le signorine che oggi onoriamo ovviamente con la Giornata Internazionale della Donna, gli amici di Accademia e naturalmente ringrazio Ettore per ospitare queste mie considerazioni sugli studi che in questo periodo attraggono il mio interesse. Immagino non sia sfuggito ai più il titolo di questo mio breve intervento, sul quale si è fatta una certa confusione, che omaggia Maurice Blanchot per uno dei suoi scritti, a mio avviso, tra i più affascinanti della sua opera, L'entretien infini del 69, pubblicato e ripubblicato in varie edizioni Inaudi. Per chi poi fosse interessato a leggerselo, o come immagino per i più a rileggerselo. Devo quindi al sesto senso di Ettore, ovvero al suo inconscio, pur su condivisa calendarizzazione, l'avere accostato questa comunicazione al tema dell'informazione e della coscienza. Sgombro subito il campo dall'idea che infinito equivalga ad eterno. Ne andrebbe del senso del concetto di storia, che il riduzionismo fa basculare tra una storicizzazione dei fatti, diciamo un'archiviazione cronologica che però l'inconscio usa sempre a proprio vantaggio, e una storiografia degli eventi. Oggi si usa correttamente dire narrazione, no? Rielaborata dall'inconscio nella costruzione dei sintomi. Entrambi, quindi storicizzazione dei fatti, storiografia degli eventi, marcatori indicati dalle psicoscienze, a volte più spesso psicoscemenze, perdonate l'epiteto, a supporto di una stratigrafia della coscienza con tanto di evidenze cromatiche. Già a voler considerare il solo apporto ben presente nel discorso di Ettore, del nostrano inventore del microprocessore, il già citato professore Federico Faggin, nel contesto articolatissimo della teoria dell'informazione, apporto che ha animato la quasi totalità delle nostre protesi tecnologiche, appare evidente, e non solo sul piano riduzionista, delle psicoscienze, appunto, che la sola informazione oggettiva, caposaldo di ogni evoluzione della cosiddetta intelligenza artificiale, come ci ha anche ricordato Gabriele Dalla Barba, equivale alla semplice probabilità di osservare un certo evento, rispondendo l'informazione stessa, come tutto del resto, alla legge entropica e nello specifico declinata da Claude Shannon, che è il padre della moderna teoria dell'informazione oggettiva, siamo nel 1948, quale media della quantità di informazione portata da una sequenza di simboli, di cui, cosa niente affatto scontata, è necessario conoscere l'alfabeto, introducendo quindi due categoriucce niente affatto marginali nella teoria dell'informazione medesima, e che sono la decrittazione e la decifrazione, distinte e per nulla sovrapponibili. Ma non intendo doppiare il già chiarissimo discorso fatto da Ettore. Mi porto invece sulle latitudini di Blanchot, di un Blanchot che legge Freud, di un Blanchot che legge Lacan e, miracolo, senza neanche lacanizzarsi, laddove Blanchot scrive della parola psicoanalitica, sono sue parole, come afferente ad un colloquio nudo. Lo trovate a pagina 315 della traduzione Inaudi dell'81. La parola psicoanalitica come afferente ad un colloquio nudo in cui tra le due persone presenti in seduta non vi è alcuna possibilità di proiezioni identificative incrociate relative ai modelli parentali. Attenzioni, quando dico proiezioni identificative, non intendo identificazioni proiettive, che sono tutta un'altra cosa. Detto per inciso,
Basterebbe questa sola lettura di Blanchot a screditare la teoria del campo, opera dei coniugi Barenheim, tanto in voga nella SPI di questi anni, Antonino Ferro Docet, che a sua volta ottempera i diktat teorici provenienti d'oltreoceano. Nel colloquio nudo, la parola in questione, cioè la parola psicoanalitica, è ben difficile da legittimare previa verificazione, sembra stia raccontando una barzelletta, no? Come accadrebbe nell'informazione oggettiva. Perché? Perché aprirebbe la strada a veri e propri mitologemmi edipici. Detto altrimenti, l'analista, lo sappiamo, non deve incarnare l'immaginario del paziente, ma rendere quell'immaginario un topos ausiliario nel controtransfert. Con il controtransfert, l'analista offre involontariamente al paziente immagini cui le parole interdette possano appoggiarsi. Se invece l'analista incarnasse l'immaginario, agendo quindi la mitologia edipica, la psicoanalisi si muterebbe in una, per così dire, razionalizzazione di secondo grado, che non favorirebbe alcuna efficacia interpretativa, perché dell'interpretazione ne inficerebbe i limiti, compromettendone la portata informativa. Di quali limiti sto parlando? Di quelli che conosciamo tutti nel nostro lavoro, identificazione ai ruoli sessuati e della loro oscillazione, della rappresentazione del tempo, dove la memoria del passato, rimossa, denegata, trasformata e talvolta riscritta, ritorna comunque indistruttibile nella scena psichica del fantasma, ma anche dei sogni, ovviamente dei sintomi. Non si tratta di orizzonti intesi come limiti comunicativi. Questa sarebbe la teoria del campo che fa della psicoanalisi una psicoterapia, ma si tratta di informare i limiti del parlare e dell'ascoltare. Entro questi limiti, che al parlare e all'ascoltare conferiscono enorme potere, il giochino dei ruoli in un campo immaginario si rivela per quel che è, cioè un Muppet Show. Poco più. Qual è questo enorme potere cui si riferisce Blanchot? La libertà di parlare è offerta dalla regola fondamentale e il fluttuare dell'attenzione nella funzione di ascolto. Tra quella libertà e quel fluttuare non ci deve essere alcun equilibrio, altrimenti ci troveremo nella specularità. Cespite di innumerevoli sedute seriali, tra coazioni e deliri, con pochi resti, più che altro un'immensa darsena di rifiuti. Quel tra, invece, indica ad un disequilibrio strutturale, ad una dissimmetria, se volete, che è esattamente il portato informativo di un'analisi. In quel disequilibrio, l'analista deve ben guardarsi dall'offrire modelli identificativi, diventare mamma, papà, amico, maestro, animatore e poi persecutore, perché agirebbe nel transfert la negazione del controtransfert. Non sarebbe cioè in grado di cogliere l'ovvio per chi fa lo psicoanalista, non sarebbe in grado di cogliere l'unheimlich indispensabile all'attivarsi di un'analisi, al fluttuare dell'attenzione che informa la parola psicoanalitica, si imporrebbe la sordità anche ad un eventuale silenzio che satura quella stessa parola, rendendola proprio definitivamente muta. Ora è chiaro che questa faccenda del controtransfert è percepita dalle teorie rivoluzionarie della psicoanalisi, naturalmente rivoluzionarie da intendersi in senso ironico, perché si riferiscono a quelle stesse che l'hanno ribaltata in una psicoterapia come scomoda, come scomodissima. Come farebbe l'analista ad armeggiare tra le identificazioni se egli stesso è preso per essere analista in un'identificazione?
Ridotto all'osso, come fa quel tizio che fa da psicoanalista a sparire quando il suo interlocutore si sdraia sul lettino? Si tratta forse di un terzo potere rispetto alla libertà di parlare e al fluttuare dell'attenzione, cui dicevamo prima? Ovvio che no, altrimenti sembrerebbe sfiorassimo o sfidassimo una sorta di, no, onnipotenza narcisistica dello psichico. Eppure quello sparire riguarda qualcosa nell'ordine di quanto una figura eminente della psicoanalisi francese, che certo conoscerete, il compianto Pierre Fédida, chiamava allucinazione negativa. Cioè l'informazione analitica è possibile solo destituendo qualsiasi personalismo comunicativo, qualsiasi interlocuzione, qualsiasi campo. Il campo comunicativo, potremmo a questo punto aggiungere interpersonale, interpersonale è una parola che dovrebbe essere cassata definitivamente dal dizionario psicoanalitico. È sempre un retaggio immaginario. È l'analisi ideale, o se preferite, il teatrino edipico. Blanchot aveva infatti ben compreso che se l'identificazione istituisce il campo, l'analisi è fottuta. Perché? Perché il campo interpersonale nega il controtransfert, nega nel senso che lo zittisce. E allora è un camposanto. È un vero e proprio intrattenimento eterno, in cui l'analista non fa o non occupa, come diceva il buon Jacques Lacan, la posizione del morto. Stiamo parlando della direzione della cura, se non mi ricordo male. Piuttosto si presta alla cadaverizzazione. E allora è in un campo di cadaveri che il tempo si eternizza e che è il contrario del si libera. Si tratta chiaramente di un tempo inconscio. Ma come dice? Non esiste nell'inconscio il tempo. Certo, nell'inconscio non esiste il tempo cronologico, però esiste un tempo logico che ha una sua peculiare durata, che permette all'analista, nel fluttuare dell'attenzione, nella funzione di ascolto, di cogliere con la parola il liberarsi del tempo stesso, infinito, informato. Cioè non informale, non conformato, non eterno. Ecco perché anche un'analisi ha una durata. Insomma, una psicoanalisi non è, e finisco, una celebrazione di una memoria melanconica, una sorta di cultualità del trauma che, assoggettata alla memoria, ne impedisce la ritroscrizione. La cultualità melanconica interpreta tale impossibilità come una sorta di blocco evolutivo, altra espressione carissima alla psicologia accademica. Se non addirittura un processo regressivo, che, come spesso giustamente Ettore ci ricorda, non esiste nemmeno in natura. I blocchi evolutivi sono di fatto la tumulazione di quanto cerca di riemergere con la figura dell'Unheimlich, senza cui, lo ripeto, nessuna psicoanalisi potrebbe mai attivarsi. Essendo il niente di familiare, cespite dell'intervallo tra l'oggetto e la sua rappresentazione. La memoria melanconica sarebbe l'abolizione di quell'intervallo che priva il tempo di una durata, cioè di una storia, e l'inconscio, ovviamente, del ritmo che la genera. Nessuna figura, né forma, hegelianamente intese, sarebbero possibili quali fondamenti di quel paesaggio dell'umano se non ci fosse quell'intervallo. A consentire che cosa? A consentire la danza di Eros, avvicinarne il respiro, scorgerne la presenza nell'istante stesso del suo svanire. Grazie. Bene, grazie a te, anche perché queste considerazioni cascano molto a proposito con quello che pensavo di dirvi questa sera, che verte appunto sul
sull'informazione e sulla relazione che secondo le neuroscienze c'è tra l'integrazione dell'informazione e la coscienza. Naturalmente mi riferisco sempre al testo di Edelman Tononi che stavo commentando anche la volta scorsa. Allora, in che senso gli autori di questo libro parlano di una integrazione dell'informazione? Dicendo che questa integrazione fa parte del lavoro che è svolto dal sistema nervoso. Dicono quindi che si può misurare l'integrazione. E prima di tutto, però, per capire questa affermazione bisogna chiedersi che cosa si intenda per coscienza e che cosa i sottoinsiemi neurali che contribuirebbero alla genesi della coscienza operano senza apparire nella coscienza, perché noi non abbiamo nessuna coscienza dei nostri sottoinsieme neurali, visto che la coscienza è solo coscienza unitaria di una determinata rappresentazione, situazione, eccetera. E quindi che cosa integrano i sottoinsiemi neurali? Appunto, Edelman e Tononi dicono l'informazione. E perciò parlano di una variabilità statistica dell'informazione e anche di una entropia statistica. Pagina 143, se volete andare a verificare. L'entropia sappiamo che è il contrario dell'informazione. Vi ricordate alcuni, forse c'erano tanti anni fa, che parlavo di un libro piuttosto notevole di Ilya Prigozhin, che si chiama La Nuova Alleanza, no? Dove parla molto a lungo di questo rapporto dell'informazione come entropia negativa. Quindi l'entropia è il contrario dell'informazione, è una perdita di informazione. E quindi dicono gli autori, cito, l'entropia dell'intero sistema sarà inferiore alla somma delle entropie dei singoli elementi. Quindi, come l'informazione integrata è maggiore della somma delle informazioni dei sottoinsiemi, così l'entropia dell'integrazione è minore di quella dei sistemi di partenza. L'integrazione quindi riduce l'entropia. E questo mi pare che non ci sia ombra di dubbio su questa cosa. Chiediamoci allora se un gruppo, un sottoinsieme di neuroni trasmette qualcosa a un altro gruppo e questo qualcosa possiamo interpretarlo come informazione? Direi proprio di sì. Ma questo non vuol dire che se noi diciamo che un neurone A trasmette a un neurone B una certa informazione, noi sappiamo in che cosa consiste questa informazione, quindi che sappiamo, come diceva Gerolamo prima, decifrarla. In fondo, quello che sappiamo e quello che risulta dagli esperimenti è che c'è una certa attivazione dei neuroni che si manifesta chimicamente ed elettricamente. E quindi è questa eccitazione che si trasmette, per cui ci sono anche le figurine con vari colori, rosso, giallo, verde, eccetera, e che fanno vedere quali neuroni si attivano in alcune situazioni. E questa eccitazione è sicuramente informazione.
Ma informazione appunto in che senso? Anche qui riprendo una delle cose che diceva prima, Giarola. E se noi riceviamo una mail, per esempio, riceviamo senza dubbio alcuno una informazione perché è stata scritta da qualcuno per noi e noi capiamo la mail. Se mi arriva una mail in cinese non ci capisco niente, quindi so solo che qualcuno, non so chi, mi ha scritto in cinese. E quindi ne ricavo ben poca informazione. Invece, quando, per esempio, un grave viene attratto dalla gravitazione, che so io, la Luna dalla Terra, oppure la mela che casca al suolo, eccetera, anche questo evento può essere interpretato come informazione. E per di più senza possibili errori, perché in natura l'informazione si trasmette splendidamente, non c'è mai qualcosa che sbaglia. Ma è la stessa cosa che noi intendiamo per informazione quando riceviamo una mail. E ben inteso, la Luna, la Terra e la mela. E si scambiano informazioni, però non c'è nessuno che ne sappia niente nella Terra, nella Luna, nella mela. E tanto che ci è voluta tutta la fisica moderna per tradurre la gravitazione in termini di teoria dell'informazione. Però la gravitazione non significa niente per i gravi, oltre alle conseguenze della loro attrazione del tutto inconsapevole, per cui la mela casca per terra invece di andarsene a spasso nell'atmosfera. E quindi per noi invece, che una coscienza pare che ce l'abbiamo, significa in più questo evento interpretato in termini di informazione. È soltanto un rinvio ad una legge della gravitazione newtoniana oppure la teoria della relatività, che sono però state formulate da noi, da Newton o da Einstein, e non dalla mela o dalla Terra o dalla Luna. Le cose obbediscono a questa legge, vale a dire a questa informazione, senza saperne nulla. E perché? Perché evidentemente non hanno nessuna coscienza d'essere se stesse e nemmeno d'essere, e quindi non possono sbagliare. Beate loro. O non beate loro, questo a seconda delle preferenze. Alla fine le informazioni neurali vengono integrate nella coscienza, dicono Tononi ed Edelman. E però la coscienza. E prende coscienza di ciò che integra? Io direi piuttosto che si produce come coscienza in seguito all'integrazione di queste varie componenti. Insomma, l'integrazione dell'informazione è un fatto fisico e non un fatto psicologico. Ma la coscienza è un fatto psicologico. Possiamo dire che è anche un fatto fisico? Perché non so se mi spiego, c'è il rischio di imprestare al singolo neurone una coscienza simile, anche se in piccolo, alla coscienza complessiva del soggetto che ha la coscienza. Oppure di ridurre la coscienza complessiva dell'individuo a non essere più che una scarica elettrica. Delle due l'una, tertio non datur. Ed è questo che costituisce il problema epistemologico delle neuroscienze. Non si capisce sino a che punto si parla di psicologia e sino a che punto si parla di fisiologia. Facciamo un esempio. Un atleta, Pinco Pallino, che vince la corsa dei 100 metri. Questa corsa naturalmente può essere descritta come un fatto fisico, semplicemente perché lo è. C'è un tizio che muove le gambe, compie dei passi particolarmente veloci, possiamo cronometrare
durata della corsa e sapere uno per uno quali muscoli muovono. E però per l'atleta che corre, la corsa non è semplicemente un fatto fisico. Se la corsa fosse un fatto fisico, sarebbe perfettamente prevedibile prima della corsa chi vincerà. Sta di fatto che di solito non lo si sa, tanto è vero che si può scommettere vince Tizio e vince Caio, come le corse dei cavalli. Quindi nella corsa c'è qualcosa in più rispetto al fatto fisico. E il qualcosa in più è il qualcuno che vince con la testa e non solo con le gambe, no? Come diceva Pietro Mennea, che è uno che le corse ne ha vinte abbastanza, i 100 metri alle Olimpiadi, e si corre con la testa, non si corre con le gambe. E facciamo un altro esempio, Leonardo da Vinci che sta lì con il pennellino a dipingere la Gioconda. È solo un fatto fisico? Se così fosse, non ci sarebbe nessuna storia dell'arte, ma solo un capitolo della fisica. Oppure Dante scrive la Divina Commedia, è solo un fatto fisico? Certamente per scrivere ha avuto bisogno di carta, penna, calamaio, non so se usavano la carta nel 1200, 1300. Vabbè, affari loro, questo poco importa. Certo l'ha scritta perché non l'ha imparata a memoria. Ma la poesia per cui dopo tanti secoli noi leggiamo ancora la Divina Commedia non è un fatto fisico, anche se la Divina Commedia, come la Gioconda, integra delle montagne di informazioni. Su una tavola di legno il quadro e su una pagina scritta il poema. E la poesia, come la musica, non si stampa, ma semmai si dirige, cioè si esegue. E quindi la musica esiste nella coscienza di qualcuno che la esegue e di qualcuno che la ascolta. E il qualcuno che l'ascolta la esegue. Se noi ascoltiamo la musica, partecipiamo in qualche modo all'esecuzione di quello che sta accadendo. Allora, possiamo ridurre la coscienza a un'integrazione dell'informazione, visto che noi non siamo né Dante quando parliamo, né Leonardo quando vediamo, e cioè se non creiamo ciò che appare alla nostra coscienza. In altri termini, quando noi vediamo la Gioconda o vediamo la pagina della Divina Commedia o vediamo un paesaggio alla faccia del passante in mezzo alla strada, non stiamo anche noi creando qualcosa? Punto interrogativo. Allora, se quella che ET chiamano integrazione fosse effettivamente calcolabile, noi potremmo sapere chi siamo. Potremmo saperlo, magari statisticamente, ma tutto ciò avrebbe un valore oggettivo. Potremmo dare la definizione di Tizio alla definizione di Caia. Allora, chi siamo noi quando siamo convinti di essere noi stessi? Perché la coscienza non è semplicemente coscienza di qualcosa, ma è anche coscienza di essere un qualcuno che ha coscienza di qualcosa. E questo è vero per noi, ma è vero pure per i batteri, per gli scarafaggi. Una qualche idea, sia pure vaga, di essere distinti dall'oggetto, io credo che ce l'hanno anche i microorganismi, anche le piante. Certo, molto diversa dalla coscienza nostra di essere i parlanti. E in realtà è proprio il linguaggio, l'entretien infini, come diceva prima Gerolamo, che ha ampliato mastodonticamente la nostra coscienza.
Allora, sta di fatto che ciascuno di noi, se deve dire chi è, non è mica detto che lo sappia dire. E noi ci occupiamo di psicanalisi, si arrovella su questo chi sono io. E alla fine si scopre che non lo saprà mai chi effettivamente è. Se tutto va bene, scoprirà che quello che fa determina quello che è. E non il contrario. Allora, eccetto i dati anagrafici, residente A, nato il codice fiscale, numero, eccetera, eccetera, e noi non sappiamo mica chi siamo. Perché è un qualche cosa che non è dicibile e non perché non abbiamo studiato fisica. E non sappiamo dirlo perché, e questa è l'ipotesi che faccio io, non la fanno ET. Perché la nostra coscienza, insomma, il nostro essere noi stessi, è un impensabile di per sé. Perché l'uno sovraessenziale è irriducibile all'essenza. Questo ve lo dico in termini neoplatonici, ma è la stessa cosa che vi dicevo prima in termini più triviali. Naturalmente mi sono lasciato un po' andare con questa formula neoplatonica. E naturalmente Edelman e Tononi non pensano affatto al neoplatonismo quando parlano del sistema nervoso e della coscienza, che definiscono appunto come integrazione neurale dell'informazione. Allora, in quanto scienziati si attengono alla definizione e naturalmente fanno benissimo. Ma siamo noi a dover sapere che questa definizione non corrisponde alla nostra coscienza, all'esperienza che noi stessi facciamo dalla nostra coscienza, con la nostra coscienza, e che sicuramente anche Edelman e Tononi fanno di se stessi in quanto sono dei pinceballini come tutti gli altri. Il fatto è che non si può ridurre il mondo alla geometria, anche se, ben inteso, la geometria, che ha un enorme valore scientifico, ha un suo fascino per i soggetti. No? Giorgio Vasari racconta una storiella su Paolo Uccello, che quando la moglie la sera gli diceva vieni a letto, e lui stava lì a fare i suoi disegnini prospettici e diceva alla moglie, come per giustificarsi del fatto che non andava a letto, che dolce cosa è questa prospettiva. Insomma, si arrabbiava più con la prospettiva che con la moglie, evidentemente, ma questo può capitare. Allora, torniamo, e ti scusate il raccontino che mi è venuto in mente, che ho voluto riferirvi. Perché credo che sia utilissimo per noi, che tutto sommato ci occupiamo di psicanalisi e non di neuroscienze, che sono però terreni in qualche modo, non dico contigui, ma insomma da qualche parte fanno parte di una stessa regione psico, no? Sapere, è utilissimo sapere dove la nostra strada e quella delle neuroscienze si separano. Allora, vi risparmio le formule che trovate in questo libro e vengo al punto in cui credo che le neuroscienze scivolino, per così dire, su se stesse, e cioè finiscano per autocontraddirsi. Per esempio, quando pretendono che possano esserci, cito, degli strumenti oggettivi per diagnosticare la schizofrenia. 146. Arrivederci, cari, se aspettiamo che ci sia un esame scientifico che ci dice che tizio è schizofrenico, Campacavallo, questa mi sembra una perfetta illusione positivistica.
E quindi credo che sbaglino quando vogliono introdurre, cito di nuovo, una misura la complessità neurale. Chiusa citazione, complessità neurale in corsivo. Pagina 147, perché se questa misura esistesse, Dio o la pittura o la poesia si misurerebbe con i metri quadrati, il che non mi risulta che accada. E neanche noi, francamente, siamo misurabili con i metri quadrati e con altri quadrati, che dir si voglia. È verissimo che coscienza e complessità sono intimamente legati, pagina 148, ma non per questo la coscienza è misurabile, almeno se ci riferiamo alla coscienza che abbiamo noi. E vedremo che partendo da quella definizione, per esempio, Koch, e finisce per attribuire una coscienza anche agli atomi, anche se confuta giustamente il panpsichismo nell'ultimo capitolo del suo libro. Edelman e Tononi, ben inteso, si rendono perfettamente conto che la parola informazione usata da loro non ha lo stesso significato che ha nella teoria dell'informazione. Cito di nuovo. La ragione principale è che al cuore della teoria dell'informazione, nella sua formulazione originaria, sta l'idea sensata di un osservatore esterno intelligente che codifica i messaggi usando un alfabeto di simboli, come diceva prima Sirena. E qui veniamo al punto, problematico che mi fa dire che pure le neuroscienze sono un riduzionismo. Naturalmente nella nostra coscienza non c'è nessun osservatore esterno, perché la coscienza non è partecipabile. Io partecipo della mia, tu partecipi della tua, lui o lei partecipa della sua. Siamo proprio totalmente sigillati, ciascuno sulla sua coscienza. E quindi la nostra coscienza è impartecipabile per definizione perché è un atto, è qualcosa che avviene in quell'istante e un atto non è un ente. Un ente lo possiamo misurare, un atto no. E quindi ciascuno ha il suo atto. Nemmeno, per esempio, l'amore consente di far crollare le barriere che ci sono fra un soggetto e l'altro. E forse lo può fare soltanto la musica Amore e Morte in versione Tristano Isotta, no? Ma allora noi partecipiamo della musica, non partecipiamo di quello che pensa Tristano Isotta, che poi oltretutto non sono mai esistiti. E se esistessero per davvero, per noi sarebbe come se non esistessero. Quindi non possiamo pensare all'informazione come tale per qualcuno, dimenticando che anche la fisica può interpretare come informazione, non può interpretarsi come informazione per nessuno, l'informazione è sempre per qualcuno. Se non c'è un ricevente, non c'è informazione. E naturalmente su questo punto Edelman e Tononi sentono puzza di bruciato perché si rendono conto che c'è qualcosa che traballa nella teoria. E scrivono: per evitare l'errore di ipotizzare un homunculus che guarda il cervello e ne interpreta l'andamento delle attività dall'esterno, scrivono come se non fossero già loro questo homunculus. Dobbiamo però sbarazzarci dal punto di vista privilegiato di un osservatore esterno. In altre parole, le differenze tra gli andamenti di attività dovrebbero essere stabilite riferendoci esclusivamente al sistema stesso. Domanda: ma gli scienziati sono interni al sistema stesso? No, non mi pare proprio. E quindi come fanno a riferirsi ai parametri interni al sistema, visto che non c'entreranno neppure con la bomba atomica? Allora, mi sembra che epistemologicamente sia piuttosto ingenuo, come se ci potesse essere una scienza senza lo scienziato.
Ma i pianeti non sono scienziati e neppure i neuroni. Perché di per sé non sanno niente, a meno che non prestiamo ai neuroni una piccola coscienza in miniatura, ma allora l'homunculus si moltiplica per 3 miliardi e mezzo di neuroni. Diventa un grande affollamento di omunculi. Scrivono ancora 151 pagine. Poiché non esistono omunculi che guardano il telaio incantato allo schermo televisivo del cervello, le sole configurazioni di attività importanti sono quelle che creano una differenza per il cervello stesso. E qui mi pare che ci siamo perfettamente. Ma che cos'è il cervello? E se lo dividiamo in parti, stiamo scomponendo la Gioconda. E troviamo solo i colori su una tavola, perché noi sappiamo benissimo che esperienza ci consente di fare il cervello intero nel suo funzionamento, ma questo non significa che la coscienza sia divisibile in parti, né gruppo di neuroni A più gruppo di neuroni B. La coscienza è anche di unitario come la Gioconda, se la dividiamo in 3 miliardi e mezzo di parti e scompare la Gioconda e scompare anche la coscienza. E certo, se potessimo riprodurre la Gioconda atomo per atomo, non ci sarebbe nessuna differenza fra l'originale e la copia, e ognuno di noi potrebbe avere in casa la Gioconda originale in 3 miliardi e mezzo di copie. Ma ogni copia continuerebbe ad essere un originale, cioè un resto materiale dell'atto di chi l'ha dipinta, Leonardo da Vinci. Quando vedremo la copia, assisteremo all'atto suo di dipingere facendo nostro questo atto. E allora di che cosa è cosciente un neurone o un milione o un miliardo di neuroni? Noi chiaramente non lo sapremo mai perché i neuroni non ce lo possono dire per il semplice fatto che non parlano. E non parlano, presumo, perché non hanno una coscienza come ce l'abbiamo noi. Scaricano delle energie, delle sostanze chimiche, delle scariche elettriche. È questo che sappiamo. Allora, mi sembra che fra le parti del cervello e la coscienza ci sia la stessa relazione che c'è fra la pista e le scarpe, i muscoli di corridori e la corsa dell'atleta. In altri termini, la corsa non è uguale al totale pista, scarpe e muscoli, ma è un qualcosa di più. E la corsa come atto non è scomponibile in parte. Il cervello, sì, il cervello come parte anatomica è divisibile in parte, naturalmente. Se voi studiate anatomia vi dicono quali sono le parti del cervello, ma la coscienza no, se non è una, non è semplicemente, punto. Allora, sappiamo solo che i neuroni scaricano elettricità e credo proprio che non facciano altro. Per quanto i miei neuroni mi siano molto cari, no, non posso attribuire loro chissà quali capacità strabilianti. Ma sono i neuroni a percepire la differenza fra il rosso e il blu? E credo che se vedono questa differenza fra il rosso e il blu, scaricano da una parte o scaricano dall'altra, ma chi vede la differenza del rosso e il blu siamo noi, non i neuroni. Altrimenti è come una macchina fotografica. Se c'è un panno rosso su un panno blu, fa la fotografia del rosso e del blu. Ma la macchina fotografica non ha assolutamente nessuna coscienza di niente di quello che fa, perché è automatica. Insomma, non compie atti una macchina. Questo dovrebbe essere chiaro: le macchine non compiono atti. Perché? Perché non sono libere, semplicemente.
Allora, l'homunculus nel cervello sicuramente c'è, ma l'homunculus nel cervello siamo il proprietario del cervello è Tizio Caio Sempronio. Io sono proprietario dell'homunculus del mio cervello e tu sei l'homunculus del tuo. E sicuramente non ce ne sono altri, perché questi omunculi, che siamo io, te, lui, loro, eccetera, ciascuno è su un'isola. E non è capace di nuotare e non raggiungerà mai le altre isole. Ci vediamo magari un'isola con l'altra perché ci incontriamo, ma nessuno entra nell'altro. Io credo, insomma, che il cervello sia, per riprendere questa metafora usata anche da Antonio Niederman, è come la TV. Che trasmette, ma senza capirci niente, perché siamo solo noi che guardiamo, che casomai ci capiamo qualcosa. E quando le neuroscienze pretendono di considerare come la coscienza sorga dalle cellule, per un verso questo è molto utile perché ci insegna pur sempre qualcosa su come funzionano le cellule, ma per un altro verso fa rischiare un'ingenuità epistemologica totale. Come quella di pensare che la mente e il corpo siano la stessa cosa, che la coscienza sia come la TV. Allora, la mente e il corpo non sono la stessa cosa, ovviamente, come la pista, le scarpe e i muscoli del corridore non sono la corsa. È vero che senza queste cose la corsa non può esserci. Ma è anche vero che quando c'è è un qualcosa in più. Certo, senza cervello non abbiamo un'anima, e questo è abbondantemente dimostrato dal sonno, dal coma, dalla morte. E io non penso proprio che l'anima possa esistere senza cervello e senza corpo, come si pensava comodamente nel Medioevo. C'era una logica nel pensarlo, ben inteso. Ma questo non significa che il corpo e l'anima siano la stessa cosa. La coscienza è l'agente. Mentre la coscienza, come fisiologia del cervello, è piuttosto la modalità dell'atto. Che però non sarebbe senza l'atto, cioè dire come si deve, Pietro Mennea ha vinto le Olimpiadi di non mi ricordo dove, Città del Messico, era forse, non lo so, sono passati 30 anni, e non è che spiega perché ha vinto lui. Insomma, è l'atto a fare del cervello l'origine della coscienza. E se noi togliamo l'atto, riducendolo a qualcosa di misurabile, lo perdiamo, e cioè lo trasformiamo in un meccanismo. Naturalmente, Edelman e Tononi si rendono conto dell'importanza dell'atto. Cito di nuovo: è risaputo che il sistema talamo-corticale, persino quello di un feto nell'utero, è in senso fisiologico spontaneamente attivo, che riceva o meno segnali dall'esterno, vedete, attivo. Quindi è chiaro che se si parla del cervello, quindi non è chiaro se qui stiamo parlando però del cervello o del qualcuno che ne deriva in base a quel cervello. Cito di nuovo, in ogni istante il cervello va ben oltre l'informazione data. E negli animali coscienti la sua risposta a uno stimolo in arrivo è perciò un presente ricordato. Questa espressione mi sembra abbastanza interessante. Ma chi ricorda, il cervello o il qualcuno? Vi cito un altro brano a fine del capitolo, pagina 164. E pertanto l'adattamento dei circuiti rientranti del cervello alle richieste di un ambiente ricco
adattamento fondato sui principi della selezione naturale, della selezione nello sviluppo e di quella neurale, a generare un'elevata complessità riflessa da valori maggiori di accoppiamento e degenerazione. Solo una volta raggiunto tale livello di complessità, un cervello adulto, anche nel relativo isolamento del sonno, può generare processi neurali integrati e complessi a sufficienza per alimentare l'esperienza cosciente. Ecco, se diciamo che il cervello alimenta l'esperienza cosciente, siamo perfettamente in regola, diciamo, con un principio epistemologico. Ma se diciamo che il cervello e la coscienza sono le stesse cose, invece la coscienza è l'atto del cervello, casomai, ma non solo del cervello, è anche l'atto di tutto il corpo, del qualcuno che crede di essere io, lui, naturalmente, a seconda di chi è l'io che lo dice. E certo, il cervello, quando riceve dei danni parziali, anche dei danni anatomici non troppo invasivi, riesce a recuperare totalmente o in parte le proprie funzioni, attivando altre vie, grazie a questo meccanismo che Tononi e Edelman chiamano degenerazione, che sembra una brutta parola, ma in realtà è una grande risorsa. E sta di fatto perché l'atto che prima facevano alcune cellule, se quelle cellule sono danneggiate, viene compiuto da altre cellule secondo altri circuiti. E questa è una grande risorsa, no? Evidentemente, perché se no ogni minuscolo danno ricevuto dal cervello comporterebbe la morte, praticamente. Ma il cervello non è tuttavia qualcuno che decide questo. E questo è il punto essenziale che dobbiamo capire. L'attivazione delle altre vie richiede un allenamento. Ci sono degli schemi funzionali che vanno modificati. E non è la coscienza a decidere, perché dal cervello non sa niente. Quindi non è il soggetto a decidere di fare questo. Prova a compiere un atto. E dopo un poco, dopo qualche tentativo, magari ci riesce, anche se il danno cerebrale è rimasto. Quindi decide perché cerca di compiere gli atti divenuti problematici o impossibili, e in questo mondo implica asceticamente, cioè con l'esercizio, il cervello nella propria ricerca. La funzione crea, se non l'organo, almeno la base neurale di se stessa. Anche se, ben inteso, nessuno crea nuovi neuroni, questo è risaputo, i neuroni non si creano. Si parte dal massimo quando siamo bambini e poi continuamente li perdiamo col passare del tempo. Questo non vuol dire che col passare del tempo diventiamo imbecilli. Può capitare, ma non è detto che succeda. A questo punto possiamo formulare il problema, dicono, e te, come segue? È possibile usare i concetti e le misure fin qui sviluppate per specificare le condizioni in cui le popolazioni di neuroni danno vita all'esperienza cosciente? Sempre pagina 164. E però, scusatemi, non sono i neuroni a dar vita alla coscienza. Anche se senza neuroni la coscienza non può esistere. Come non si può fare la corsa senza le gambe, ma non basta avere le gambe per vincere le Olimpiadi, altrimenti saremmo tutti campioni medaglia d'oro alle Olimpiadi. E invece quell'insieme complessissimo e unificato che chiamiamo io a fare questo, e questo insieme è una macchina complessissima, proprio perché non è una macchina, ma è un essere vivente. Insomma, la coscienza in qualche modo esiste da quando esiste la vita. Quando la vita non c'era, quei sassi non avevano nessuna coscienza, non ce l'hanno ancora adesso. Invece, magari basta un batterio,
piante, seppure minuscole, che già risponde in qualche modo all'ambiente e ha delle reazioni, che sono già in piccolo una coscienza. Quindi la gente non si può misurare né descrivere senza ridurlo in qualche modo ad una cosa, cioè ad una cosa non vivente. E le cose non agiscono perché non possono decidere, come per esempio neanche noi possiamo decidere di far fermare il cuore, per fortuna, perché sennò avremmo un sistema di suicidio molto, molto economico. A questo qualcosa Edelman e Tononi danno il nome di nucleo dinamico. Un nucleo dinamico è un processo e non una cosa o un luogo ed è definito mediante interazioni neurali piuttosto che attraverso la localizzazione specifica, gli schemi di connessione e le attività neurali. Pagina 171. Per questo la sua composizione trascende i confini anatomici tradizionali, giustamente, pagina successiva, e un po' più dopo, pagina 181, la coscienza, essendo un processo e non un oggetto, è al contempo continua e continuamente mutevole. Insomma, la coscienza è un atto. Questo non lo dicono, e perché sennò resterebbero disoccupati. E non sarebbe un bene che restassero disoccupati, perché studiando il sistema nervoso ci fanno capire alcune cose su come funzioniamo noi in quanto abbiamo una coscienza. E anche in quanto abbiamo l'inconscio, perché poi alla fine è la stessa cosa, ma qui non entro nei problemi. Allora, veniamo al problema dei qualia, cioè delle qualità. Perché il dolore è spiacevole e il piacere è piacevole? Perché vediamo il rosso come un colore caldo, il blu come un colore freddo, eccetera, eccetera. Le neuroscienze, se fossero in grado di risolvere numericamente, in base ad una legge fisica, il problema della coscienza, e dovrebbero consentire di rispondere a questa domanda. In primo luogo, e ti precisano però che nessuna teoria può sostituire l'esperienza diretta, è verissimo, 187. Noi ci comportiamo come un fotodiodo, ma ci aggiungiamo qualcosa di più, la coscienza è il quale, per cui il rosso può essere il nostro colore preferito, il blu non piacerci o viceversa. Edelman e Tononi dicono quali sono i correlati neurali della percezione dei colori, pagina 189. La percezione non è un semplice riflesso del segnale sensoriale immediato, ma implica una costruzione effettuata dal cervello. 190. Come abbiamo detto, la percezione è un atto, così come lo è pensare. Noi sappiamo che non possiamo percepire le cose con gli occhi di un altro e che non possiamo pensare con la testa di qualcun altro. Abbiamo un solo sistema nervoso e siamo condannati per tutta la vita a pensare con lui. E se lui non pensa più, non pensiamo neanche a noi e scompariamo. Dicono Edelman e Tononi, la scarica di determinati gruppi di neuroni discrimina i colori nello stesso modo in cui lo farebbe un essere umano. Pagina 191. Ma come fanno a saperlo? Vedete che stanno proiettando l'homunculus, che hanno detto che non c'è nel cervello, nei neuroni, come dicevo prima. E questo è chiaramente un errore logico. Noi semplicemente non sappiamo come i neuroni vedono i colori, perché non siamo i nostri neuroni, anche se non siamo niente senza i nostri neuroni. E se crediamo di saperlo, stiamo semplicemente imprestando loro forzatamente una coscienza. E questo si chiama, se mi consentite, animismo.
cioè i super scienziati contemporanei si comportano come i maghi della Papua Asia. Non ho niente contro l'animismo, basta saperlo. Quindi noi non sappiamo se i nostri neuroni vedono come noi, ma sappiamo che noi non vedremmo senza i nostri neuroni. Credere il contrario, come fa la neuroscienza, è ingenuo e erroneo. E come dire a chi chiede perché ha vinto Tizio invece che Caio nella gara, che ha vinto perché aveva le scarpe migliori. Insomma, c'è qui quella che Aristotele chiamava una metaibasis eis allogenos, cioè quando si cambia di genere nel discorso e si crede di fare una dimostrazione, in realtà non si dimostra proprio niente. Aristotele parlava della geometria e dell'aritmetica e diceva che non è possibile estendere da una cosa all'altra, e sì che la geometria e l'aritmetica sono molto vicine. In realtà noi non sappiamo nemmeno perché ha vinto Tizio, però è un fatto che ha vinto lui. Meraviglia! Cioè, per quanto vogliamo dare una ragione, è stupefacente che abbia vinto Tizio invece di Caio. Tanto è vero che Tizio prende la medaglia, gli suonano l'inno nazionale e va glorioso e trionfante a casa con la medaglia appesa al petto. E magari va a trovare anche il Presidente della Repubblica. Perché? Perché ha compiuto questa specie di miracolo che è l'atto. E guardate che di questi miracoli ne facciamo in continuazione tutti quanti, anche se non prendiamo la medaglia alle Olimpiadi. Facciamo un altro esempio. Michelangelo è uno scultore migliore di Baccio Bandinelli. Se guardate a Firenze c'è da una parte il David di Michelangelo, in realtà è una copia, insomma, facciamo finta che sia l'originale, e dall'altro c'è Cesco di Caco di Baccio Bandinelli. Tutti si accorgono che questo statuone di Ercole Caco è un po' arrabattato, no? Mentre il Davide di Michelangelo è un capolavoro. E tutti lo vedono. E noi diciamo che Michelangelo è un genio e Bandinelli è uno scultore come tanti altri. E questa però non è una risposta, è la descrizione del mistero, perché nel Davide c'è una meraviglia che non c'è nell'altra statua. E quindi la meraviglia, come sappiamo, Thauma, è l'origine della filosofia, secondo Platone ed Aristotele. Ma etti credono che ogni sorta di argomentazione filosofica è costruita sulla presunta irriducibilità dei qualia, pagina 188. Invece arrivano i nostri, le neuroscienze, e riducono questa irriducibilità dei qualia, rendendo superata la filosofia. Se mi consentite, qui siamo veramente ai cartoni animati. In realtà qui c'è un paralogismo ripetuto due volte. Uno, i nostri neuroni pensano come noi. Due, noi pensiamo come pensiamo e quindi possiamo fare oggetto di scienza il nostro pensiero. Non è vero la prima cosa perché non sappiamo come pensano i nostri neuroni. Io credo che non pensino minimamente. E quindi la numero due è assolutamente improbabile. È come, insomma, se fossimo il famoso burlone di Munchausen che per tirarsi fuori dalla palude si tirava su per i capelli. Allora, dalla palude si può uscire, ma solo se sappiamo nuotare o se riusciamo a poggiare i piedi sul fondo. Se ci tiriamo per i capelli ci facciamo male e basta e anneghiamo nella palude. È quindi falso che la scienza possa sciogliere il nodo cosmico di Schopenhauer, come pretendono le neuroscienze. E il nodo cosmico consiste in questo: com'è che il mondo è fatto di cose e a un certo punto
avviene nella nostra testa di Homo sapiens, guarda caso ci siamo autobattezzati così, e questo qualcosa diventa pensiero e noi conosciamo qualcosa. Che questo succede è un fatto di nuovo mistero. La scienza, credetemi, se non mi credete, sono affari vostri, insomma. Io vi dico quello che penso, non riuscirà mai a spiegare la scienza quantitativa per me. Fra le coscienze e le cose c'è un limite che la scienza non può superare a meno che non diventi filosofia. Poiché, dopo tutto, gli scienziati sono tali grazie alla loro coscienza, non grazie ai loro neuroni. E se dicono qualcosa di interessante, come Edelman e Tononi dicono delle cose interessanti, è perché senza accorgersene sono filosofi anche loro. Allora, sta di fatto che noi, mentre siamo fatti di materia, come tutte le cose del mondo, siamo anche fatti di ragione. E questo che temo che sia una nostra per ora prerogativa, sinché non arriva qualche ET che non è Edelman e Tononi, ma è extraterrestre più intelligente di noi. E se non che noi con la nostra ragione conosciamo noi stessi come materia e diciamo la vita è breve. E ben inteso, a questo non ci rassegniamo perché sappiamo che la ragione è eterna e che noi come coscienti siamo eterni, perché la ragione se ne frega del tempo. Un quadrato è sempre stato così, anche da molto prima che esistesse la specie Homo sapiens e che esistesse addirittura l'universo. Tanto è vero che nel mito del Demiurgo, nel Timeo, Platone dice che il demiurgo crea la materia dando le forme geometriche, quindi le forme geometriche sono preesistenti alla materia. E ve lo dico perché se non sembra che me lo invento io, invece sono piuttosto tradizionale di questa cosa. Ed è perché la ragione se ne frega del tempo. Che questo spiega perché a un certo punto abbiamo pensato che l'anima sia immortale. E tanto è vero come per Platone, diceva che l'anima esiste già anche prima della nascita. Quest'anno vorrei dirvi, ma vi ci voglio portare gradualmente, che forse c'è un altro modo per rendere la ragione eterna. Per rendere ragione eterna sia dell'eternità della nostra ragione, sia della caducità della nostra vita. Quest'altro modo, se c'è, certo, non è niente a che fare con le neuroscienze. E però le neuroscienze, quando dicono qualcosa di vero, questo libro che sto citando, ce ne sono parecchie di cose vere. E non lo dicono perché sono neuroscienziati, ma intuiscono queste cose in un altro modo e poi si servono della scienza per sostenere questa intuizione. Quindi sarebbe un vero peccato che la scienza fosse utilizzata per impedirci di meravigliarci. Tutta quella balla dell'intelligenza artificiale è pericolosa perché rischia di farci credere questo, che noi non siamo altro che macchine. E questo peccato, se ci rifletteste, vi accorgereste che è statisticamente molto frequente. Lo commettono spesso anche i nostri migliori colleghi. E come dice la formuletta che dicevano i preti, molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.
Allora, forse sto parlando da troppo tempo, quindi salto qualche passaggio e cerco di concludere. Vediamo cosa dicono sui qualia. Edelman e Tononi rinviano i qualia all'intero nucleo dinamico, pagina 195. E devo ammettere che questa ipotesi non localizzata mi appare come molto verisimile, anche perché nella coscienza bisogna pure che l'uno mostri le sue carte, l'uno non il numero uno, ma l'uno sovraessenziale. Visto che ciascuno di noi si crede uno proprio perché ha coscienza di essere se stesso, nonostante tutte le divisioni fra inconscio, preconscio, superiore, percezione, movimento e così via. Solo che quando io sono cosciente di essere me, già la frase dimostra che altro sono io e altro è me. E qui Lacan le ha dette proprio tutte, quindi non ripeto delle cose che dovreste già sapere. Quello che però Lacan invece mi pare che non abbia detto è che nonostante tutte queste divisioni, siamo certi di non essere degli altri. A meno che non siamo degli psicotici che credono di essere Napoleone o Gesù Cristo. Ma io sono convinto che anche loro sappiano di non essere né Napoleone né Gesù Cristo. Scrivono di nuovo: se i neuroni che rispondono alla presenza del rosso sono di sicuro necessari per l'esperienza cosciente del rosso, ed è chiaro che non sono sufficienti, meno male. Meno male, lo dico io. La discriminazione cosciente del quale della visione del rosso acquista un pieno significato solo se considerata all'interno del più grande e appropriato spazio neurale di riferimento. E tutto questo è verissimo. Certamente, la percezione del rosso richiede l'attivazione di molte zone neurali coordinate ed integrate. E mi pare assolutamente chiaro. Non solo, mi pare chiaro non solo perché mi fido delle neuroscienze, sino a un certo punto, come credo di aver dimostrato, ma basterebbe un po' di platonismo per saperlo. Allora, basta sapere come accade qualcosa per sapere che cosa accade? Chiaramente no. Faccio un esempio fantascientifico. Mettiamo che un giorno qualcuno inventi una cinepresa con cui si può riprendere il passato. Allora noi potremmo riprendere Leonardo da Vinci che dipinge la Gioconda o Michelangelo che scolpisce il David. Che cosa vedremmo? Vedremmo due metti che si danno gran da fare l'uno con dei colori su una tavolozza e un pannello di legno. E l'altro con degli scalpelli e un sasso di marmo. Tutto ciò non ci direbbe niente del perché la Gioconda e il Davide sono dei capolavori e che non sono tanti altri dipinti o lo statuone di Bandinelli. E per concludere, quello che dicono i T è senza dubbio vero, ma non scioglie il nodo cosmico. E il bello è che anche loro lo sanno, anche se dicono il contrario. All'inizio, pagina 4. Un pennello di luce penetra nell'occhio, dà luogo a una serie di eventi elettrici e chimici, producendo infine effetti nelle funzioni superiori del cervello. D'improvviso, però, succede un cambiamento del tutto inspiegabile, inatteso, tra virgolette, è un'accettazione.
Ciascuno di noi vede la luce. Questo vedere è qualcosa di soggettivo, totalmente differente per natura dai processi fisici oggettivi che lo precedono e lo accompagnano. Si tratta, in poche parole, del problema speciale della coscienza, il nodo cosmico. Pagina 21. Vedete che qui è posto chiaramente che un conto è sapere magari anche tutto su come funzionano i neuroni e sapere che cos'è la coscienza. Quindi, cari neuroscienziati, le vostre ricerche sono molto importanti e sono molto utili per la psicologia, per la neurologia, per la medicina, per la psicanalisi, ma non scioglieranno il nodo cosmico. Per scioglierlo bisognerebbe mangiare il frutto dell'albero delle vita, divenire dei. E detto Eternos che noi vediamo la luce luminosa è di fatto un mysterium. A noi ci sembra naturale vedere la luce luminosa, ma le piante, che pure dipendono dalla luce, non vedono il piffero perché non hanno gli occhi. E non mi pare un caso che il Padre Eterno abbia cominciato a creare il mondo dalla luce. Fiat Lux, sono le prime parole con cui inaugura la creazione dell'universo. Ma la coscienza, la nostra vita psichica, non è solo integrazione dell'informazione, perché qualunque cosa integra informazione. Anche la terra, la mela che casca per terra, integra informazione. E la nostra coscienza non è questo. Questo è solo ciò che risulta dallo studio, appassionante certo, dei nostri neuroni, senza i quali non avremmo una coscienza, insomma un'anima, ma che non sta nei neuroni come la Gioconda non stava nei colori usati da Leonardo. E qui loro. Vi ho detto quello che vi volevo dire questa sera. E come al solito abbiamo un po' di tempo se vogliamo discutere. Buonasera, dottor Perrella, volevo fare una domanda. Probabilmente Prego. le sembrerà una domanda un po' stupida, però sulle tante suggestioni, magari poi ci ripenso sul fatto che la coscienza e la gente è l'atto a fare. Mi ha colpito questa affermazione, quando lei dice non si può ridurre il mondo alla geometria. E quindi la domanda è la prospettiva, ad esempio, sappiamo tutti che è un'invenzione del Rinascimento, no? E quindi veniamo educati a guardare le cose in un certo modo. Ad esempio, noi vediamo il punto di fuga. Ma in realtà questo punto di fuga è frutto di una educazione che riceviamo a scuola, ma nella realtà probabilmente questo punto di fuga non c'è. Ecco, questa è la domanda un po'. Infatti noi non lo vediamo, non lo vediamo perché Però non c'è. Ci veniamo educati a vederlo, diciamo. raccontano che c'è il punto di fuga, Ok. che c'è in una costruzione geometrica che fu inventata da Brunelleschi. Esatto. Però noi non vediamo con un punto di fuga, ma con due, perché abbiamo due occhi, quindi gli occhi hanno due punti di fuga di. È già questo. Guarda, si è operato oggi, non lo puoi sbattere. Va bene, niente, questo, quindi volevo questa conferma da lei, la ringrazio. E poi sulla percezione dei colori. Incredibile. Sfido chiunque a trovarsi d'accordo, ad esempio, sul verde ottanio, ma anche sul rosso, sul giusto, però Pittore le potrebbe dire con quale colore se infatti. grazie. Prego. Se vuole glielo dico. Sì, certo.
Ci vuole del blu, magari blu cobalto, e del verde, verde smeraldo, e ci vuole poi un poco di terra di siena bruciata o terra d'ombra bruciata. E più o meno salta fuori il blu ottimale. Grazie. Però salta fuori con i colori, non è detto che il blu ottanio sia quella cosa lì. Certo. Beh, in fondo sono variazioni del campo elettromagnetico, ce lo insegnano, no? Come con i punti di fuga. In realtà noi cosa ammiriamo nelle opere d'arte con i grandi geometri, ma voglio dire, Brunelleschi e Piero della Francesca, ce lo dimentichiamo, voglio dire, lo sguardo rotola. Il rotolamento dello sguardo è quell'effetto soggettivo che ti muove emozioni, che ti muove tutta una serie di condizioni personali con i quali tu guardi quella cosa, sia che si tratti di un colore, sia che si tratti di una piega, sia che si tratti di una figura. Certo. Posso chiedere un attimo? Prego. Allora, io sinceramente vorrei capirci un po' meglio sulla questione della integrazione dell'informazione. Cioè, provo così, insomma, a dirle un po' quello che ho pensato perché sì, insomma, non mi sembra di aver capito ancora bene questo discorso. Allora, volevo cercare di sì, insomma, capire questa cosa qua, cioè l'informazione dell'integrazione, quindi può essere pensata come una funzione del lavoro svolto dal sistema nervoso, cioè dai neuroni, oppure può essere intesa anche come un atto creativo. Se sì, cioè nel senso che se può essere pensata anche a vari livelli, cioè come funzione neuronale e ad un altro livello anche come un atto creativo, e se sì ancora, che differenza c'è tra queste due pensabilità, diciamo, di questa integrazione dell'informazione? È una questione interessante. Beh, faccio un esempio di che cosa intendono per integrazione dell'informazione. I colori sono visti da gruppi di neuroni diversi. E però se noi vediamo, non è che vediamo solo il rosso, vediamo solo il blu, vediamo il rosso, il blu, il giallo, il verde, il bianco, eccetera. Ci facciamo un'immagine complessiva. Le forme sono viste dai sistemi neurali diversi da quelle dei colori, però noi non vediamo le forme in astratto e poi le riempiamo dei colori perché vediamo delle forme colorate. Quindi il modo in cui la percezione giunge alla nostra coscienza è già integrata e noi non ci facciamo niente, non siamo noi che ce la inventiamo, non dobbiamo imparare a integrarla. E quindi questa integrazione è per così dire artistica, sì, ma è di un'arte che sta in natura, per così dire, perché, ripeto, non è che noi ci facciamo granché, i bambini appena cominciano a vederci vedono già con questa integrazione del loro sistema nervoso, anche se ha solo pochi giorni di vita. È diversa l'integrazione artistica. Perché naturalmente prendere una tavola bianca e riempirla di colori, tutti sono capaci, basta avere dei colori, un pennello e si mettono dei colori, ma non è la Gioconda. Dipingere la Gioconda è un'integrazione dell'informazione, ma un'integrazione assolutamente unica, per cui dopo tanti secoli la Gioconda continua a essere vista, anzi non vista. Da quelli che vanno a vedere il Louvre. Dico non vista perché c'è quel vetro abominevole davanti che in realtà vi impedisce di vedere qualunque cosa. Se ci mettessero una fotografia sarebbe guai. Ma questa è un'altra considerazione sui musei e non sulla Gioconda. Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Sì, che quindi ci sono vari livelli per intendere l'integrazione dell'informazione. Ok. Però dire che la Gioconda è solo integrazione dell'informazione non è vero, perché se dicessimo questo, la Gioconda è un pasticcio fatto da chiunque di noi, sarebbero più o meno la stessa cosa, il che chiaramente non è vero. Non è che l'integrazione è qualcosa di analogo alla sintesi passiva di cui parla Husserl? Ma assolutamente sì. E però Edelman e Tononi mica lo dicono. E perché se lo dicessero tutto il discorso acquisterebbe un valore scientifico veramente. Beh, Freud, d'altra parte, attribuisce all'io la funzione integrativa, non al sé. Al sé attribuisce funzione coesiva. Il sé è coeso, è l'io integrato. Proprio perché l'io ha una funzione di involucro protettivo del sé, l'io è un ente frontiera. In quanto ente frontiera, esso è deputato a una traduzione. Sì, perché Freud poi ne intuiva molte cose. Certo. Freud è uno strano autore perché per un verso ha la stessa mentalità dei neuroscienziati, sia pure un secolo prima, quindi con alcuni inconvenienti. È quello che Freud chiamava io onnicomprensivo. Lo diceva proprio non nel senso del io sono padrone in casa mia, no, lo diceva in senso ben diverso, proprio nel senso di ente protettore in qualche modo. Il sé che è formato da questi continenti dell'esperienza che si agglomerano, ma si agglomerano secondo faglie che sotto la spinta del trauma possono rompersi, come quando tu butti un cristallo per terra e non si rompe a caso, si rompe secondo determinate Certo. faglie di conduzione. Il sé tiene a mantenere la propria coerenza. E il io gliela garantisce anche a costo di scindersi. Quindi la scissione dell'io non significa la scomparsa dell'io. Ecco perché anche di fronte alla più selvaggia delle psicosi, come giustamente diceva prima Ettore, l'io è come un piccolo, magari ritirato, ma c'è e sa benissimo di non essere il Napoleone o la rappresentazione del delirio di turno. E del resto la psicanalisi cos'altro prova a fare se non aiutare il pincopallino che è l'analizzante a integrare in qualche modo un po' diverso da prima i dati della sua storia. Eh sì, è quello che aveva capito Blanchot dalla sua, ecco qui, prospettiva, no? Lui aveva recuperato questa idea interessantissima di preconscio. Quello che Freud attribuisce all'onnicomprensivo, lui lo attribuiva al preconscio e dice, beh, il preconscio che cos'è? Come un corridoio dal quale io sento i rumori che vengono dalle stanze, ma non vedo niente di quello che c'è dentro alle stanze. E allora cosa fa l'analista? Siccome può giocare proprio solo a questo livello, l'analista fa esattamente questo, appropriatamente questo compito qui, di assicurare al preconscio, che invece per Freud è l'io, questa funzione di ente frontiera, cioè di trasformazione della rappresentazione di cose in rappresentazione di parola. Sono molto d'accordo con questo che dici. E c'era Luca che stava dicendo Sì, qualcosa. no, volevo dire che in realtà una risposta alla domanda chi sono io in una certa misura c'è ed è una risposta molto interessante nella sua apparente banalità e ingenuità. E cioè, scusate un attimo. Chiedo scusa, stavo dicendo, la risposta è che Dio è un punto di coscienza. E in questa sua neutralità c'è come una condivisione tra i vari io. Cioè l'essere ciascun io un punto di coscienza
e rinvia a una dimensione trascendente della coscienza, cioè una dimensione trascendente nel senso che la coscienza trascende poi il singolo io, cioè è come se i singoli io empirici partecipassero di qualcosa di comune, cioè in realtà il riferimento è alla tradizione induista, cioè nella tradizione induista quello che si coglie è che l'io è questo punto di coscienza al di là di tutte le identificazioni possibili. Certo, però questo punto di coscienza è in realtà abissale. Poi, come testimonia la filosofia induista, fra l'altro, che lo aveva capito benissimo. Ed è questo il problema per cui l'interpretazione pirandelliana, per esempio, del problema di chi è l'io, no? C'è cioè, come la commedia di Pirandello, no? Alla fine chiedono a sta signora, ma lei di per lei chi è? E lei risponde, io di per me sono colei che mi si crede, che è un aspetto molto interessante, però certo non risolve il problema del fondamento abissale dell'io della coscienza. Il punto è che il punto di coscienza, però, in quanto realizzato in un io empirico, è anche un punto di vista. Per cui, che cosa fa ciascun punto di vista? Conferisce un valore aggiunto all'esperienza della coscienza. Per cui, il nostro essere punti di coscienza è arricchito dal fatto che mi proviene l'esperienza di un punto di coscienza anche da parte di altri. Sì, certamente, però questo è vero descrittivamente, e perché il punto di vista non è che si aggiunga alla coscienza, ma viene prima della coscienza. Cioè i bambini all'inizio imparano a vedere le cose in un certo modo, imparano a vedere gli altri in un certo modo e assumono dagli altri tutta una serie di contenuti dei quali si appropriano. Ma questa è una descrizione, diciamo, ontogenetica, no? Che parla dello sviluppo, e però non ci dice niente della coscienza in termini trascendentali. È un portato dell'esperienza che si aggiunge al sé. Bisogna tenere presente questa differenza. Forse Ettore, magari una delle prossime volte ci puoi tornare su, perché è importante distinguere il sé dall'io. Sono proprio due cose diverse. Altrimenti si rischia di fare sovrapposizioni cui la filosofia ha dedicato centinaia d'anni per arrivare però a qualcosa che appunto è vero solo descrittivamente, non lo puoi immanentizzare. Beh, su questi punti poi verremo quando utilizzeremo Husserl nel penultimo seminario. Ci sono altre questioni? Prego. Sì, io. Ghimasu. Buongiorno. Buonasera. Lo faccio in italiano, ma sono di lingua francese. A proposito della prospettiva di Brunelleschi, lui l'inventa attraverso un procedimento che si chiama la tavoletta, che è un dispositivo, una macchina, diciamo, dove lui introduce un specchio che dà la possibilità al battistero di essere incluso Sì. nel dispositivo naturale, attraverso un buco dove si mette l'occhio. Sì, e che è una specie di macchina fotografica, anche se non era ancora una macchina. Diciamo quello. Diciamo che il punto di coscienza o di vista si applica su un punto di fuga. Sì, Allora, certo. la coscienza non è fissato, perché il punto fuga sempre. Sì. Non è localizzabile, diciamo, il punto di fuga, ma lo specchio, il dispositivo,
da una misura che la coscienza può, diciamo, materializzare. Materiale. Okay. Allora, superpone quello con un libro di Antonio Manetti, che era un autore all'epoca dei Brunelleschi, e che si chiama La novella del grasso legnadullo, dove si parla della beffa fiorentina. L'autore che hanno inventato, diciamo, la prospettiva si trovano in questo romanzo, scritto all'epoca, dove fanno credere a un personaggio che in realtà lui non è più se stessi, è un altro. Ciao. È una situazione anche, diciamo, molto inconfortabile per la persona, anche tragica, ma il concetto di beffa può essere applicato anche al dispositivo della tavoletta. Assolutamente. Allora, no, sono piste così sulle quali sto riflettendo e vi grazie per l'ascolto. Grazie a lei, perché quello che diceva sul congegno brunellesciano dello specchio con il buchetto per l'occhio ci dimostra che il punto di fuga in realtà è il punto di vista. È il punto di vista di un occhio solo, fra l'altro, ed è per questo che c'è solo un punto di fuga. Però chiaramente lo stesso Paolo Uccello, quando doveva dipingere la battaglia di Cascina, usa più punti di fuga all'interno dello stesso quadro, perché sennò si avrebbero degli effetti di deformazione assolutamente grotteschi, e quindi per evitare questo ho usato la prospettiva cavaliera, come si diceva, cioè con più punti di vista. Ci sarebbero molte cose interessanti sulla storia della prospettiva. Va bene, se non c'è altro ci fermiamo. C'è qualche altra questione? Io volevo leggere le ultime cinque righe di Uno Nessuno e 100.000 di Pirandello. Allora, l'ho aperto adesso il libro. Pensare alla morte, pregare. C'è pure chi ha ancora questo bisogno e se ne fanno voce le campane. Io non l'ho più questo bisogno perché muoio ogni attimo io e rinasco nuovo e senza ricordi. Vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori. Secondo me è Va molto bene, collegato. questa citazione del Pirandello è molto pertinente, perché vorrei dimostrarvi alla fine, se ci arriviamo, che in realtà siamo già immortali, nella vita però, non dopo la morte. Va bene, con questa battutaccia, detta così è solo una battuta, vi saluto e ci vediamo fra 2 settimane. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.